Bentrovati amici, oggi vi voglio parlare delle strade attraverso cui possiamo raggiungere la Val Venosta, che fondamentalmente ha quattro porte. Entrando da est si arriva da Merano, da ovest invece si può entrare dal Passo dello Stelvio o dalla Svizzera, mentre da nord si entra dall'Austria attraverso il Passo di Resia. Come punto di partenza, visto che io abito nella provincia di Monza, prendiamo Milano, diciamo il centro della Lombardia, ma poi anche se arrivate da altre regioni, sempre su queste strade vi dovrete ritrovare. Per prima cosa vediamo la strada più semplice, cioè quella che entra da Merano, perché si tratta di fare l'autostrada. Sicuramente è la strada più veloce, anche se spesso non è quella più breve a livello di chilometri, ovviamente escludendo le giornate agostane da bollino nero. Quindi, dicevamo, venendo da Milano, prendiamo la A4 in direzione Venezia e appena prima di Verona incontriamo l'intersezione con l'autostrada del Brennero, la A22, dalla quale usciamo a Bolzano Sud. Di lì è subito indicato Merano, basta fare attenzione ai cartelli e una volta passato Merano siete già a destinazione perché vi trovate già in Val Venosta. Poi voglio sottolinearvi la possibilità di risparmiare una manciata di chilometri ed un po' di tempo se uscirete dall'autostrada A4 a Peschiera del Garda, quindi poco prima, e seguendo le indicazioni per Affi andrete ad intercettare nuovamente la 22. Sicuramente se avrete impostato la vostra destinazione sul navigatore questo vi farà fare questa strada. E in generale io consiglio di fare l'autostrada prima di tutto se è inverno per evitare la neve. In secondo luogo, se avete deciso di soggiornare nella bassa Val Venosta, quindi nella zona tra Merano e Silandro, perché arrivate più vicini. E poi ancora se avete un rimorchio attaccato all'auto, come io e mio marito, che quando il clima lo permette andiamo in vacanza con la roulotte. Percorrendo la 22 si attraversa la regione del Trentino, che è altrettanto meritevole di una visita, quindi se avete tempo io vi consiglio di fare magari una tappa. Come ho fatto io questo inverno? Ho fatto la settimana di Capodanno in vacanza in Val Venosta, però il primo giorno ho diviso il viaggio a metà in due parti e mi sono fermata a visitare un castello, è il castello di Beseno. Si trova a metà strada tra Rovereto e Trento, lo si vede anche passando sull'autostrada su un'altura sulla destra, è veramente meritevole. Può darsi che dedicherò un video proprio anche alla visita di questo castello. Vediamo ora la seconda opzione, cioè fare la strada del Passo dello Stelvio. Venendo dalla Lombardia è sicuramente la strada più breve a livello di chilometri, ma ovviamente non la più veloce perché è una strada di montagna. Vi faccio presente innanzitutto che in inverno viene chiusa per la neve, perciò non è praticabile. Vi dico solo che mi è capitato di veder nevicare qui anche in pieno agosto, quando da noi in valle stava semplicemente piovendo. Poi questa strada è particolarmente famosa sia per la sua bellissima vista panoramica, per cui nelle belle giornate di sole vale la pena salirci proprio anche solo per questo motivo, ma in secondo luogo è famosissima per la gran quantità di tornanti. Pensate che ci sono 40 tornanti sul lato valtellinese, quindi dalla parte della Lombardia, e addirittura 48 sul lato atesino, quindi dalla parte della Val Venosta. Perciò assolutamente non è da fare se avete un traino attaccato all'auto e se in secondo luogo se non siete pratici di guida in montagna, io ve lo sconsiglio perché la salita diventa veramente impegnativa. Poi fate particolare attenzione a ciclisti e motociclisti. Entrambi lo considerano una specie di Mecca, per cui non vi capiterà di vederne così tanti in nessun altro luogo. Per prendere questa strada, partendo da Milano, dobbiamo prima percorrere la statale 36, la famosa Valassina, che giunge a Lecco e poi prosegue lungo il Lario. Arrivati a Colico c'è il famoso Trivio di Fuentes, di cui dobbiamo seguire per Sondrio e la Valtellina. Attraversarla tutta, raggiungere Bormio, una volta superato Bormio inizia la nostra salita. Se preferite non arrivare alla cima del Passo Stelvio e quindi scendere entrando da Prato allo Stelvio in Val Venosta, potete fare un'altra strada. L'alternativa è poco prima del passo girare sulla sinistra per entrare in Svizzera. Qui siamo nel cantone dei Grigioni, attraversiamo il Giogo di Santa Maria e giunti giù a Santa Maria sulla destra si entra nella Val Monastero, di qui in pochi chilometri siamo nuovamente in Val Venosta entrando dalla porta appunto più occidentale e in un attimo arriviamo alla famosa cittadina di Glorenza. Ciao.
Se siete giunti in Val Venosta attraverso un'altra strada, fare un giro sul passo dello Stelvio può essere una bellissima escursione. In auto però, perché in bicicletta è solo per veri ciclisti professionisti che abbiano gambe con muscoli d'acciaio. Vi faccio presente che la tappa del passo dello Stelvio è la più famosa e più impegnativa del Giro d'Italia. Quindi dicevamo, in auto potete fare il giro partendo da Glorenza, attraversando la Val Monastero, entrare in Svizzera e, come dicevamo, facendo il gioco di Santa Maria, raggiungere la vetta, qui fare una tappa, magari andare a fare un'escursione di cui vi parlerò in un video specifico, e poi ridiscendere in valle attraverso la valle di Trafoi e raggiungere Prato allo Stelvio, quindi essere di nuovo a Glorenza, oppure fare anche il giro al contrario. Salendo da Trafoi è un pochino più impegnativo, perché questo è il lato dove troviamo i famosi 48 tornanti, però in automobile non fa una grande differenza. Per ultima vediamo l'opzione di percorrere l'Engadina ed entrare in Val Venosta dall'Austria. Partendo da Milano dicevamo che dobbiamo fare sempre la nostra statale 36, superare Lecco e raggiungere Colico. Qui al famoso Trivio di Fuentes dovremo seguire invece verso nord per la Val Chiavenna. Raggiunta Chiavenna io vi consiglio di fare una piccola tappa per un'ottima colazione al caffè Masai, perché io quando ci passo davanti non riesco a evitare di fermarmi. Proseguiamo poi, attraversata la Val Chiavenna, seguiamo per il passo del Maloja, entriamo così in Svizzera e percorriamo la via Bregaglia fino alla famosa St. Moritz. Qui, al di là degli impianti sciistici e i suoi famosi hotel di lusso, vi consiglio una tappa per fare una passeggiata sul lungo lago, che è molto bello sia d'estate che d'inverno. Proseguiamo poi e raggiungiamo Zernez, dove abbiamo due possibilità. Se svolterete verso est, attraversando il Parco Nazionale Svizzero si giunge nella già nominata Val Monastero, altrimenti se proseguite ancora più verso nord raggiungete Martina, che è sul confine con l'Austria. Già qui trovate le indicazioni per il passo di Resia, in tedesco Reschenpass, spero di averlo pronunciato bene. Quindi entrate in Austria, incontriamo Nauders e, superato questo, in pochi chilometri facciamo il passo di Resia e siamo appunto in Italia, nell'Alta Val Venosta, incontriamo il primo paese che è proprio Resia. Se scegliete di trascorrere qualche giorno di vacanza in Val Venosta in inverno per andare un po' sulla neve, io vi consiglio quest'ultima opzione come strada da percorrere. Ha bellissimi panorami innevati e poi così giungerete subito al grande comprensorio sciistico Ski Arena Due Paesi, appunto Austria ed Italia. Ne vale assolutamente la pena. Ovviamente non dimenticate catene da neve o pneumatici invernali, eh? E a questo punto non vi resta che decidere dove soggiornare e programmare la vostra prossima vacanza. Per venire con me non si fa la valigia prima di partire, la si riempie di immagini, colori ed emozioni lungo il viaggio. È la valigia del cuore e non va svuotata mai. Ciao, alla prossima!